La differenziata è un percorso irreversibile e sul quale, diciamo, con il quale dovremmo fare ulteriormente i conti, nel senso che sapevamo che nella fase iniziale ci sarebbero state delle difficoltà, ma sono inevitabili. Quando hai un numero di utenze così importanti, è inevitabile nella fase di avvio che ci siano delle difficoltà, magari qualche inefficienza iniziale, alcune di queste contestate alla ditta, alcune da difetto di collaborazione da parte del cittadino, cioè sta nelle cose. Ovunque è partita la raccolta differenziata, abbiamo fatto un minimo di confronto con le altre realtà territoriali che lo hanno avviato nel passato, alcune che lo stanno facendo adesso, è assolutamente fisiologico. Il dato buono della nostra città, diciamocelo con chiarezza, è che di solito noi ci piangiamo addosso, diciamo che siamo troppo più bravi degli altri o siamo peggio degli altri. No, stavolta non possiamo dire di essere peggio degli altri, perché c'è un grande entusiasmo da parte della stragrande maggioranza dei nostri concittadini che vedono in questo cambiamento epocale inevitabilmente un miglioramento di qualità della vita e anche un dovere verso i nostri figli. Caos, disagi, confusione, fake news. Bisogna proseguire con la raccolta differenziata. L'amministrazione comunale mette subito le mani avanti e chiede anche scusa. No, questo l'abbiamo fatto molto tempo fa e l'abbiamo fatto continuamente. Noi abbiamo detto sin dall'inizio, prima ancora di cominciare, che ci sarebbero certamente state delle disfunzioni, non solo perché questo è normale che avvenga dovunque si cambia radicalmente il sistema di raccolta e rifiuti, ma perché noi avevamo perfettamente coscienza che purtroppo negli anni questa città non si è infrastrutturata a sufficienza. Quindi che qualcosa potesse non andare per il verso giusto lo sapevamo già, ma abbiamo ritenuto di lanciare comunque il cuore oltre l'ostacolo e partire. Devo dire che io sono particolarmente soddisfatto perché nonostante qualche disfunzione, comprese le file dell'ultima settimana e gli ultimi 10 giorni, comunque la vera notizia è che ad Agrigento già oggi 35.000 abitanti sono serviti dalla raccolta differenziata, ma quella ancora più importante è che a differenza di molti altri centri non abbiamo avuto bisogno di inseguire i cittadini. I cittadini erano prontissimi, i cittadini vengono in gran massa a ritirare i kit, il che ci fa presumere che la raccolta differenziata andrà benissimo. Cosa diversa è invece quello che è avvenuto nei primi 2 giorni a Villaggio Mosè San Leone. Quello purtroppo è fisiologico, gli incivili ci sono in ogni luogo, non hanno nessuna giustificazione, ma sottolineerei, e questa forse è una riflessione che tutti gli agrigentini, non l'amministrazione, deve fare, lo stesso problema noi non l'abbiamo avuto nei quartieri più popolari. Noi da tempo facciamo la raccolta differenziata a Fontanelle, abbiamo cominciato il mese scorso a Villa Seta Monserrato, non abbiamo avuto nessun problema, paragonabile ai problemi che abbiamo avuto a Villaggio Mosè San Leone. Penso che questo possa essere anche il frutto avvelenato di tante polemiche proprio sulla distribuzione dei mastelli che hanno fatto sentire gli incivili, perché tali sono, in qualche modo giustificati nel continuare a fare quello che hanno fatto negli ultimi anni. Perché vorrei ricordare che i sacchetti per strada li abbiamo trovati sabato mattina, quindi in un giorno in cui il servizio non c'era. Quindi, ammesso e non concesso che ci fossero stati i contenitori stradali, comunque il rifiuto non doveva essere esposto quel giorno.